In occasione della seconda prova Open Masters 2009 che si è svolta presso il circuito di Siena, la Federazione Italiana Karting e la Parolin Racing Kart hanno organizzato una manifestazione preagonistica a Delfini. In questa categoria hanno preso parte ragazzi dai 6 agli 8 anni non ancora compiuti, accompagnati dai loro genitori. Alla manifestazione hanno potuto aderire sia i conduttori già in possesso di un kart Delfino, sia coloro che non lo hanno ancora acquistato, utilizzando i mezzi e l'abbigliamento sportivo messo a disposizione dalla Parolin Racing Kart. Prima del via, briefing del direttore di gara che ha istruito i piloti sulle procedure di partenza, sull'utilizzo ed il significato delle principali bandiere di segnalazione e sul comportamento da tenere in pista. La partenza con alcuni giri warm-up per i giovanissimi pilotini, alle prime armi con il kart, in modo da prendere confidenza con il percorso. Poi il via del direttore di gara alle esibizioni con lo schieramento al completo. Grande emozione dei genitori e dei giovani delfini che si sono cimentati a percorrere i giri previsti. Al nostro microfono il presidente FIC Giuseppe Nolè, quale principale sostenitore di questa iniziativa promozionale del kart. Tutti sanno che la Federazione Italiana Karting è impegnata in un grosso progetto di rilancio dell'attività di base e quindi il progetto Delfini è il progetto primario sul quale noi abbiamo fatto una scommessa e come tutti sanno ci siamo impegnati con grande impiego di energie. Quella di oggi è stata davvero una manifestazione gioiosa che ci fa ben sperare sul futuro di questa categoria ed è stata bella, affascinante, entusiasmante e ci ha riconciliato con uno sport che deve vedere soprattutto nei bambini l'elemento di sua propulsione e sviluppo. Presente la ditta Parolin, quale costruttore del kart Delfino, con il titolare Albino Parolin. Il debutto è stato positivo, i bambini hanno fatto i suoi 5 giri di gara 1, 5 giri di gara 2, si sono divertiti, è andato tutto per il meglio, non c'è stato nessun problema tecnico e speriamo sia un inizio positivo anche per le prossime gare. Abbiamo visto che oltre alla soddisfazione dei bambini anche quella dei genitori impegnati a seguire questi ragazzi alle prime armi con il kart. Soprattutto quella dei genitori, i bambini... Anche loro, perché ho visto parecchi bambini tagliare il traguardo con le mani alzate, per cui tutti quanti sono rimasti felici, i genitori anche voi, e anche i futuri piloti. Diciamo com'è nata questa idea del kart Delfino? Ma l'idea è nata dalla Federazione Italiana Karting, che loro hanno proposto un bando con un kart per bambini con inizio da 6 anni in su e noi abbiamo partecipato a questa gara. Fortunatamente l'abbiamo vinta, mi fa molto piacere perché essendo un ex pilota ci credo molto in questa categoria e cercherò di spingerla e dare tutto il supporto possibile da parte della Parolin. Visto già che il gioco ha avviato, le prospettive future di questo trofeo Delfino quali saranno? Ma le prospettive future sicuramente saranno ottime, anche perché abbiamo già debuttato noi con delle piccole manifestazioni su delle gare nazionali dove i piloti cominciano già a essere numerosi, 10-15. Adesso qui 17, penso che la prossima sicuramente dovremo aumentare ancora il numero. L'idea è di arrivare a dare la possibilità a chiunque e a più bambini possibili di entrare in questo sport che è il karting. Prima di chiudere il servizio, ricordiamo agli interessati ad assistere e partecipare alle prossime manifestazioni con i kart Delfino di visitare il sito internet www.parolinracing.com.